Franco Bastelli? O bella la vita? Hai preparato, eh? Bravo, bravissimo. Ma guarda che sono emozionato di Lissio. Carissimo di Lissio. Di Lissio. Bravo, Ivan. Tu vai sempre a ballare, Ivan? Ma quando posso, sì. Ermanno qua con la testa dice, sì, cagua, sì, cagua. È confermato, eh. Allora, sai che noi hai vinto un CD? Cosa preferisci? Una cassetta. Perfetto. Noi ti d'Italia, dai, me la mando. Quella, ti mandiamo quella dei Fratelli d'Italia. Senti, dimmi. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, saluto tua moglie, sì. E adesso ti dedichiamo la prossima canzone. Saluto la Meglia. Ecco, la Meglia, famosa Meglia, ecco. Ameglia Delana. Saluto la Meglia. Saluto tutti quelli che mi conoscono. Beh, certo, quella che hanno visto la foto in televisione. La Cristina della Madonnina. Ecco, tutti. Poi abbiamo qualcun altro di San Posidonio. Saluto il mio ermanno, vai. Va bene. Che sta lavorando lì. E noi ti dedichiamo la canzone di Luca Bergamini, Il Sognatore. Va bene, ciao. Ciao, grazie. La, eccola qua. La Martina della... Sì, beh, certo. Sì, sì. La foto. La figlia di Eretti. Prendetemi così, come sembro e come sono, qualche volta un po' spaccone, qualche volta forse buono, sempre in giro per il mondo, chi mi chiama musicante, mi conosce solamente come ruba cuore amante, mai nessuno si è sforzato di capire, se magari ho anch'io qualcosa in fondo al cuore. Sono solo un sognatore, con la voglia di cantare, l'emozione del momento è che crede nell'amore. Sono solo un sognatore, un po' matto e un po' spaccone, ma a casa solo parlo a volte con il cielo. Il mio viaggio negli amori è anche un viaggio nei dolori. Fermo mai un momento finché non si ferma il mondo, mi rialzo quando cado, prima piango e dopo rido, ma se guardo un po' è un tramonto, sono sicuro sto vivendo. Sognatore, sognatore, ad ogni donno dato amore, una sola l'ho delusa, quella che ho portato in chiesa. Sono solo un sognatore, voglia di cantare, l'emozione, il sentimento è che crede nell'amore. Sono solo un sognatore, un po' matto e un po' sbruffone, ma se torno a casa solo parlo a volte con il cielo. Solo parlo a volte con il cielo, ma se torno a casa solo parlo a volte con il cielo.
adesso voglio vedere quando lei deve fare questa cosa qua che sta facendo il male. Ma dopo la deve fare, guardi. No, l'ha anche inquadrato. No, dai, non si può fare delle cose così. Ha fatto il manico. Il manico. E l'ha preso con il manico. La chiamano in tanti manico. Manico. Si può mettere perché è troppo tenero. È ancora troppo tenero, quindi... Bisogna lasciarlo assodare. Assodare, certo. Beh, se no cade. Beh, si capisce, vedi, ce lo metto qui. Ecco, è caduto, è troppo sotto. È proprio una legge, di gravità. Cioè, è molto grave la cosa quando succede. Diciamo una cosa, signor Marco: il problema più grave di questo tipo di mestiere, di arte, è che è sparito, sta sparendo. Sta sparendo. Sì. E questo si chiamava l'arte del vasaio. Del vasaio, sì. Vasaio. Esatto. Ecco, Ermanno ha una storia incredibile, perché a partire dall'Italia... Hanno fatto anche una famosa canzone. Sì. Dammi un veso. Dammi un veso, perché non si trovano più i vesi fatti a mano, no, si fa fatica. Nel senso, ma lei è andato a scuola dal bidello? Fatto a scuola da era un operaio della... Ecco, adesso Ermanno, che ha una storia incredibile che durante il programma vi racconteremo, perché è partito, è stato tanto tempo in Germania, poi ci spiegherà che cosa avviene all'estero per la gente che lavora. Adesso Ermanno, che cosa ci fai? Vorrei farvi una palla. Come siamo noi? Cioè, Italia Musica è una palla, secondo lui. Una palla col becco sopra. Col becco sopra. Sì, una pallina rotonda. Perfetto. E adesso, mentre noi andiamo con la telefonata, la regia, prego la regia ogni tanto di far vedere appunto il nostro amico Ermanno che ci regala questa mattina questa cosa. Sai che, Ermanno, mi piacerebbe portarti nelle scuole elementari e medie per far vedere quest'arte e far provare anche i ragazzi? Sarebbe bellissimo. Ma si sporcherebbe un po'. Se chiamiamo qualche provveditore, dice: ah no, non abbiamo tempo. Non ci interessa. No. Che fai i vasi? Chi se ne frega? L'importante è vietare dei film, l'importante è che comprino certo tipo di libri da una certa casa editrice, ma che parlano a fare i vasi, ma chi se ne frega? Non è importante, non c'è business. Ci sono già fatti? Non c'è il business, li fa lui, basta. Beh, certo. Quando lui smette è un casino. Pronto? Ciao, come ti chiami? Sono la Pina di Carpi. Viva la Pina! Pina! Pina di Capri, addirittura! La Peppina di Capri! Di Carpi. Ah, di Carpi? Carpi Peppina Modena. Di Carpi! La Peppina di Carpi. Modena! Ciao, Ermanno! Ah, ma lo conoscete tutti a Modena. Ma Ermanno è un personaggio famoso. Lui fa i vasi in piazza, m'han detto. Ciao, Ermanno! Ciao, ciao! Urla più forte! Pina, ciao, Pina! Ciao! Più forte, Pina! Non si sa mai che si è risolto, è mezz'ora che aspetta il telefono. È mezz'ora che ha il telefono. La Peppina di Carpi. Fantastica. Pina! Dimmi! Vuoi giocare con noi? Certo! Allora... andiamo con la nostra bella ruota musicale. Ma la Pina, lo sai, Ermanno, come... Allora, no, la domanda questa volta è al tavolo. Eccola qua. Pina. Dimmi. Qual è il tuo cantante preferito? Di musica leggera o di... Quella pesante. Classica. Dai, musica leggera o musica da ballo? Quella che vuoi. Il mio cantante preferito, dunque, è una parola. No, dai, facciamo musica da ballo. Mauro Nanni. Mauro? Mauro Nanni. Ecco, e mi dici una canzone sua? C'è Diablo, c'è Melodia Italiana. Come fa? C'è Menestrello. Come fa Menestrello? Sono stonata, Come? Sono molto stonata, anche non ti conviene ascoltarmi. Ma anche noi. Anche noi siamo stonati. Facci capire, Menestrello, non me la ricordo bene. Cosa fa? Non me la ricordo. Ti canto la Melodia Italiana. Non è italiana. Certo. Infatti non me la ricordo neanche questa. Okay. Come fa? Ascolta. È una canzone italiana. È una canzone italiana. Italiana. È una canzone italiana. Ma solo così? Uguale. No, potevo farlo io il testo. Vabbè, comunque è bellissima come canzone, stiamo scherzando. Allora, siccome è una canzone che andava ancora su, lei non sa. Ecco. È una canzone. Ma non ha due corde vocali. Ma la canzone vocali. Che invece fa Vieni con me mia bella, come fa? Vieni con me mia bella, vieni con me mia bella. Ti porterò al palazzo.
No, basta, chiudiamola. Ferma, eh? Grazie, molto gentile, Pina. Vieni con me a Sardella. A Sardella. Che ci c'entra? Ci c'entra Sardella? Per me sta guardando Sardella su Rai 1. È Rai 1, oh. Sardella. Carissima, hai vinto. Perché? Cosa ho vinto? La cassetta di Mauro Nanni. È un vaso di Ermanno Nanni, di Ermanno qua. In ciao, ragazzi, la cheppa. Un bacione. Ciao. Noi andiamo con il nostro spargi parola. Spargi, già? Spargi parola. Spargiamo parola. Spargi parola. La pubblicità. Lo spargi parola. Ma Ermanno, per me tutte ste donne... Ah, ne ha un tot. Come fa dei massaggi? Come fa dei massaggi?